Allora, proviamo a vedere questo esercizio su File System, di un tema un po' datato, 7 luglio 2008, che però magari ha qualche caratteristica diversa rispetto a quelli che abbiamo visto. Allora, abbiamo il solito Unix File System, un 13 puntatori, 10 dirette, un singolo, un doppio e un triplo. I puntatori hanno dimensione di 32 bit, quindi punt, sono 4 byte, ok? Mentre la partizione utilizzata è 4 GB, quindi la partizione è 4 GB. Allora, si prevede che tale partizione sia in media occupata al 70%, d'accordo? Da file della dimensione media di 70, quindi la dimensione media di M è 70 KB. La partizione occupata al 70%. Allora, si richiede quanti, magari numeriamo, quanti file sono mediamente presenti. Beh, allora innanzitutto andiamo a calcolare il 70% di occupazione, quindi 70% di 4 GB, quindi 4 GB ovviamente diviso 100 per 70, e adesso qua proviamo ad andare a farlo con la solita calcolatrice, ok? 4 GB diviso 100 per 70, lo troviamo 2,8 GB. Quindi questo qua è abbastanza importante. Il numero di file, mediamente, ovviamente, è legato alla dimensione media, quindi 2,8 GB, ok, diviso la dimensione media, quindi divisa 70 KB. Allora, qui 2,8 per 2 alla 30 byte diviso 70 per 2 alla 10 byte. Allora, qua andiamo a svolgere quindi il conto di 2,8 diviso 70 per 2 alla 20, e quindi andiamo a farlo. Troviamo 2,8 diviso 70 per 2y20, ho sbagliato, 2,8 diviso 70 per 2y alla 20, troviamo circa 41.943 file, d'accordo? Quindi questo qua è il punto 1. Poi nel punto 2 ci chiede che cosa? Allora ci chiede quale deve essere la dimensione dei blocchi potenza di 2, e per fare in modo che la frammentazione interna sia inferiore al 2%, quindi frammentazione interna inferiore al 2%. Allora, qui il ragionamento che si può fare è: voi sapete che la dimensione media è 70 KB, andiamo a verificare qual è il 2% di 70 KB. E qua facendo il conto, quindi 70 diviso 100, 70, quindi 140 diviso 100, quindi 1,4, se non serve 1,4 KB. Quindi questo qua è il valore limite che corrisponde al 2%. Noi la vogliamo una più piccola, di conseguenza i blocchi che possiamo andare a utilizzare devono essere inferiori a 1,4 e potenze di 2, alias sicuramente le scelte che possono essere sono quindi blocchi. Ad esempio, che potrebbero essere, che so, 1 KB, 512, 256, va bene? E anche blocchi più piccoli. Punto 3. Supponendo che il 5% dei file presenti, quindi di quei 41.943, abbiamo un 5% che richiede un indirizzamento indiretto triplo. Si calcoli qual è la dimensione minima occupata da tali file. Si richiede sia la dimensione individuale, quindi questi 5%, voglio sapere quanto è grande il singolo file, e quella complessiva. Quindi una volta che ho trovato questo 5% di 41.000, vado, so quanto è grande uno, lo moltiplico e trovo la dimensione complessiva. Allora, proviamo ad andare a farlo. Quindi imposto un blocco di LK a 1 KB, quindi abbiamo che il numero di puntatori sarà il kilobyte diviso la dimensione del singolo puntatore, che è 4 byte. Quindi abbiamo in questo caso qua la presenza di 256 puntatori per blocco, punt per blocco.
Okay, non vado a, in questo caso qua, a disegnare tutto lo schema, già dovreste equilibrare, visto che qua non c'è da calcolare. Allora, cosa conviene fare adesso? Conviene scrivere l'indirizzamento. Allora, L0 sono 10 blocchi, mentre la dimensione di L0 è 10 per 1 kilobyte, quindi avete 10 kilobyte. L1 sono 256 blocchi, magari metto la no, BL, dai. E la dimensione di L1 è 256 per 1 kilobyte, di 256 kilobyte, quindi sono dimensioni abbastanza pulite. L2 è 256 per 256, cioè 2 alla 8, 8, cioè 2 alla 16, cioè quindi magari scriviamo al quadrato, cioè 16 kiloblocchi, 16.384. La dimensione L2 cosa sarà? 16 kiloblocchi per 1 kilobyte. Molto comodo lavorare in blocchi perché così vi calcolate subito 16 per 1, 16 kilo per kilo mega, 16 megabyte. E andiamo sopra e L3 abbiamo 256 al cubo, quindi 8 16 alla 24, d'accordo? Quindi abbiamo 16, quindi sarebbe 2 alla 4 per 2 alla 20, quindi 16 megablocchi. La dimensione di L3 è 16 megablocchi per 1 kilobyte, quindi 16 gigabyte di indirizzamento. Questo è abbastanza importante perché adesso ci può venire utile. Allora, magari disegniamo la struttura che così io voglio sapere di questo poi 5%, non abbiamo neanche ancora detto, 5% di 41.000 e cos'era? Non mi ricordo più, 943. Quindi implica dire 41.943 diviso 100 per 5, andiamo a farlo. Allora, 41.943 diviso 100 per 5, circa 2097 file. Ok? Allora, e quando è che voi andate a usare l'indirizzamento triplo? Vabbè, qua avete da 0 puntini puntini a 9, qua B, blocco. Poi avete quello da 0 a, l'abbiamo detto a quanto, in questo caso qua, a un K, quindi 1023. Qua blocco, puntini, puntini. Poi avete quello doppio, sostanzialmente. Ma bruttissimo, lo so. Ok. E poi si va a quello triplo. Allora, voi passate a quello triplo quando avete, che ho detto in poche parole, ho utilizzato tutto questo, quindi l'utilizzo di questi 2097 file comporta di andare a utilizzare tutto questo spazio più un blocco, però passate obbligatoriamente per quello triplo, d'accordo? Quindi nel caso minimo dovete aggiungere più un blocco per poter passare a quello triplo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a fare, l'abbiamo detto, 10 blocchi più 256. Ecco perché meglio 10 più 256 più 16 kg più 1. Quindi questo qua, 256 più 16 kg blocchi più 1. Allora, se andiamo a fare la somma di tutto questo qua, quindi 16.384 più 11 più 256, otteniamo 16.651 blocchi che vengono quindi, insomma, che viene utilizzato da un solo file. Andiamo a vedere qual è la dimensione, quindi la dimensione, quindi la dim sarà 16.651 per 1 kilobyte, d'accordo? Quindi ovvio che deve superare quella che vi permette di avere un indirizzamento di livello 2, 16 mega è il massimo, quindi dovremmo avere ovviamente di più. Di qua, se andiamo a fare 16.000 per 1 kilobyte, quindi per 1024, ok, e poi vabbè, allora 16.000 cos'è? 651 per 1024 in byte, otteniamo 17.000, ma io magari lo scrivo in forma lunga, 050, 624, che è più, comunque più grande di 16 megabyte, questo non ci piove. Questo di un singolo file, d'accordo? Stiamo lavorando in byte.
Ok, allora, adesso cosa potremmo dire? Potevo magari tenermi anche 16,6 megabyte, cosa più, vabbè, tanto per il momento possiamo lasciare, cioè potremmo fare così, se abbiamo detto 16.000, se c'è, forse un po' troppo lungo, così diviso 1024, possiamo, se volete, questo qui, lo scriviamo come 16,26 megabyte, è un po' più pulito, scrivono così lungo, poi qua ci vuole una B, se no... Buonanotte. E il singolo file, adesso andiamo a moltiplicare per il totale della occupazione, totale occupazione, al 5%. E che cosa sarà? Sarà anche di 16,26 MB per il singolo file, ma il 5% erano quelli 2097, quindi per 2097, allora per 2097 otteniamo allora, circa 334.098 megabyte, ok? Quindi anche questa qui è un'occupazione abbastanza elevata, ok? Quindi magari dividiamo qua per 1000, quindi teniamo, vabbè, 34, vabbè, comunque 34, dividiamo che qua per 1024, sto qua è circa 33 gigabyte. Rotti 33,2, dai, va bene? Allora, se uno potrebbe dire, vabbè, ho finito, mica tanto ho finito, perché il risultato che abbiamo ottenuto non è coerente. Non vuol dire che non è coerente. Allora, voi abbiamo, da sti calcoli risulterebbe che il 5% di sti file, ok, mi va a occupare più di 30 gigabyte. Possibile? Direi proprio di no, perché il testo parla chiaro, voi avete un disco con una partizione di 4 gigabyte. Quindi i conti non tornano. Qual è il problema? Il problema è che voi per garantire, dobbiamo garantire la frammentazione con pagine sotto, blocchi, pardon, sotto 1,4 kB, abbiamo scelto un blocco che è troppo grande. Quindi dobbiamo andare a scegliere i blocchi più piccoli. Allora, un tentativo potrebbe essere di andare a 512, proviamo ad andare a farlo. Quindi, allora, mi metto magari sulla nuova pagina. Quindi l'insidia di questo esercizio è che facendo i conti tutto poteva tornare, quindi blocco da 512, quindi il numero dei puntatori è 512 diviso 4 byte, quindi 120, quindi 4 byte mi pare 128 entry, ok? Quindi anche qui vediamo cosa esce fuori. Bisogna ricalcolare tutti i blocchi, quindi L0 adesso quindi avrà 10 blocchi, punti e virgola. La dimensione di L0 sarà 10 per 512, scusate. Quindi questo qua ovviamente, poi un attimo, bisogna sempre pensarci bene, 5 kilobyte, ok? 5 kilobyte. Poi L1, qua abbiamo 128 blocchi, ok? Quindi L1 sarà 128 per 512, e qua vi faccio il conto, e 64 kilobyte. Poi L2 sarebbe 128 per 128, e cioè 2 alla 7 per 2 alla 7, quindi 2 alla 14, quindi 2 alla 10, quindi 16 kiloblocchi. Va bene? Quindi insomma potete farvelo voi, magari se volete potete scrivere 128 per 100, magari scriviamo, allora che resta. Meglio scrivere una roba in più, a mio parere, che 128 al quadrato, cioè 16 kiloblocchi, e andiamo con la migliora. Poi L2, quindi abbiamo 16 alla kiloblocchi per 512, sto qua che fa quindi 8 megabyte. L3, quindi 128 al cubo, otteniamo 2 megablocchi, va bene, sì, 2 megablocchi. Adesso verificate, scrivo fesserie, e qua avremo 1024 mega, cioè 1 gigabyte. Ok? Allora, anche qua bisogna ripetere tutto il giochetto di prima. D'accordo? I blocchi sono sempre quelli che abbiamo detto, quindi 16.500 e cos'era? Spero di aver fatto il calcolo giusto e con la calcolatrice. 16.000, no, bisogna rimpostarlo ovviamente. Questo qua non va più bene perché ovviamente un numero di puntatori nella note che è diverso, ok?
piano piano, allora 10 più 128 più 16 kg più 1, così sforiamo e andiamo nel 3. Qua mettiamo tutto assieme, sarà sì un po' meno, 6.384 più 11 più 128, sarà 16.523 blocchi, d'accordo? E anche qua andiamo adesso alla dimensione del singolo file, quindi questi blocchi per la dimensione, questi blocchi totali per la dimensione, che è, abbiamo detto, 512, ok? Quindi per 512 otteniamo circa un 8,45 megabyte. Allora, se facciamo il totale, 8, cioè questa è l'occupazione del singolo file, notiamo per cui 2047, per cui 2097, sì, non era qua, o era 47, non mi ricordo più, vediamo a vedere, qua. No, cos'è 2097, sì. Un po' di pazienza, con la massima pazienza si fa tutto. E qua andiamo a fare sto conto, allora, quindi 8,44 megabyte per 2097, otteniamo anche qua 17.698 megabyte, d'accordo? Cioè circa 17, tiro via sto punto che è fuorviante, 17.000, cioè circa 17,6 gigabyte, no. Quindi 17,84 GB è più grande di 4 GB. Quindi anche col blocco da 256 non va bene. Cioè con blocco da 512 non va bene. Quindi l'alternativa sarà passare a un 256. Quindi con un blocco da 256, quindi bisogna rifare tutto. Blocco da 256, numero puntatore, quindi sarà 256 diviso 4 byte, 64, ok? Allora adesso rifacciamo, quindi L0 è 10, la dimensione di L0 è 10 per 64, cioè 640 byte, ok? No, ho scritto una fesseria, 10 per, sì, oh, 10 L0, e aspettate, scusate, no, non è per 64, 10 per 256, quindi 2562 byte, quindi sulle 2,5 kg, va bene. Poi L1 ne abbiamo 64, quindi la dimensione di L1 è 64 per 256. Allora 64 per 256 è 16 kilobyte. Adesso L2 ne abbiamo 64 al quadrato, 64 al quadrato, che equivale a dire un bellissimo 4K, 2 alla 6, sì, 2 alla 7, 6, 2 alla 12, 4K, ok? L2 è un 4K per un 256, ok? Quindi qua otteniamo un megabyte. L'L3 è un 64 al cubo, quindi 256K, spero di non scrivere fesserie, massimo ve lo sistemate voi, 256K per blocco da 256, sì, quindi 256 byte, anche qua scusate la B, ho tralasciato la B, 256 byte, quindi kilobyte, 256 per 256 abbiamo un 64 megabyte, quindi sono valori un po' più piccoli. Anche qua, quindi, per sforare nel triplo, 10 più 64 più 4 kg più 1, se andiamo a fare i conti qua abbiamo 4096 più 74 più 75, quindi 4171 blocchi, ok? Andiamo a vedere la dimensione di, quindi è 4171 per, non mi ricordo più quanto abbiamo detto, i 256 blocchi, sì. Adesso comincio a sbarellare anch'io per 256 byte, e otteniamo praticamente, scusate, mi si è scassato tutto, per
256, otteniamo circa 1,06 megabyte, ok? 1,067 se volete proprio spaccare. Quindi il totale adesso cos'è? Totale 1,067 megabyte per 2097, quindi 1,067 per 2097 ottengo 2237, vabbè, rotondo, megabyte, cioè circa 2,23 gigabyte, che è più piccolo del 4 gigabyte, quindi qua siamo coerenti, quindi blocco che giusto, quindi la dimensione del blocco giusto, quindi è di 256 byte. Ok, quindi in sé questo esercizio era non fermarsi alla prima dimensione del blocco trovata, ma e verificare che poi questi file, questo 5%, avessero una dimensione corrente con la dimensione della partita. Va bene, grazie.